Le notizie del TG Ora, sequestri e perquisizioni in tutta Italia ad esecuzione di misure cautelari coercitive. Questo è il risultato dell'operazione Yam Yam, eseguita dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno e diretta dalla Procura della Repubblica di Salerno, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di un'associazione per delinquere dedita all'organizzazione e raccolta illegale a distanza di gioco d'azzardo online diffusa sul territorio nazionale ed estero. Aggrediti due clochard la notte scorsa a Napoli, uno è grave ed è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Loreto Mare. Si tratta di un cittadino francese che non parla italiano, il che ha reso ancora più difficile la ricostruzione dei fatti. Secondo quanto accertato dalla polizia, il senza fissa dimora è arrivato in ospedale accompagnato dal servizio di emergenza del 118 che è intervenuto all'angolo via Martiri con via Renaccia. È stato accoltellato al torace e le sue condizioni sono state definite molto gravi. Altro caso in una zona diversa della città, ferito un clochard, questa volta italiano, secondo quanto lui stesso ha raccontato ai poliziotti, sarebbe stato picchiato in piazza Garibaldi da un gruppo di cittadini stranieri che non conosceva. L'uomo ha riportato diverse fratture alle costole. A Dubai era conosciuto come il genio informatico Jamaluddin Qali, il quarantenne algerino arrestato sabato scorso a Bellizzi in provincia di Salerno. Era conosciuto con questo appellativo da un connazionale ed ex amico con cui aveva lavorato a Dubai e che alla polizia del Belgio spiegò di aver appreso da comuni conoscenti come l'uomo fosse arrivato in Belgio nel 2014 senza lavoro né denaro. Qali, secondo gli inquirenti del Belgio, frequentava soggetti capaci di fabbricare documenti falsi, il tutto in un appartamento laboratorio al civico 32 della via Gustave de Fresnay a Saint-Gilles, un sobborgo di Bruxelles, dove nel corso di una perquisizione effettuata lo scorso 13 ottobre in un computer vennero rinvenuti passaporti e documenti bancari sia dell'algerino arrestato nel Salernitano sia della moglie Linda. Inoltre, a tradire Qualì è stato anche un selfie scattato assieme alla giovane consorte. Nella sanità campana dobbiamo fare i conti con gente che ruba. A volte si allungano le liste d'attesa perché abbiamo primari che fanno prestazioni libero professionali dentro le strutture pubbliche. A denunciarlo è stato il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Nel dettaglio ha svelato di aver scoperto che c'è qualche chirurgo che guadagna 800.000 euro o 1 milione l'anno per attività privata intramoenia, cioè svolta nelle strutture pubbliche. In generale De Luca ha ribadito la volontà di superare il commissariamento. Dobbiamo far approvare il nuovo piano ospedale per riassumere il governo della sanità nel 2017 eliminando i commissari, ha spiegato. Stiamo lavorando per abbattere liste d'attesa e mobilità passiva e per fare pulizia. In massimo 2 anni bisogna fare la rivoluzione, ha spiegato. Mi gioco la faccia. Hanno raggiunto quota 165.578 le domande di partecipazione al concorsone per docenti della scuola, 63.712 posti in palio, sul quale rischia di abbattersi una valanga di ricorsi. La regione con più domande presentate è la Campania, 24.125, seguita da Lombardia, 22.630, Sicilia, 17.725 e Lazio con 16.191. Per conoscere le date delle prove scritte che si svolgeranno da fine aprile bisognerà aspettare l'avviso che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 aprile. Soddisfatta il ministro Giannini si per l'alta adesione. E l'Università della California ha annunciato oggi sulla homepage del proprio sito l'avvio dell'Acciaroli Study, un'indagine su 300 centenari del Cilento ed in particolare sugli oltre 100 che vivono nel piccolo paese di 1000 anime e dintorni tra il mare e i monti, 70 km da Salerno, e durerà 6 mesi a partire da oggi. Lo studio viene condotto insieme all'Università di Roma La Sapienza ed ha come promotore Salvatore Di Somma, professore di medicina d'urgenza presso la scuola di specializzazione in medicina interna. E con questa notizia per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo TG Ora.